La lista unitaria è l'inizio dell'alternativa, perché siamo stanchi di questi due opportunisti che fanno finta di litigare su tutto, stanno bloccando l'Italia dove aumenta la disoccupazione, aumentano i problemi delle persone, aumentano le condizioni di vita soprattutto per i più disagiati, sempre più complesse, e poi alla fine si mettono d'accordo su tutto. E la lista unitaria è quello che ci hanno chiesto gli italiani: unitevi, unite le risorse più belle di questo paese per voltare pagina e per indicare all'Italia un'altra possibilità. Se vogliamo essere sinceri, non ci credeva nessuno e invece l'abbiamo costruita, e adesso questa è la lista che io credo che vincerà, anche perché è l'unica novità politica di queste elezioni europee, e in elezioni che sono le più importanti della storia dell'Unione Europea, perché non si confrontano due programmi diversi, si confrontano due idee diverse di democrazia. C'è chi l'Europa la vuole distruggere con i nazionalismi e c'è chi l'Europa la vuole cambiare, cioè noi, per rimettere al centro il lavoro, la crescita, lo sviluppo e le persone. Lo so che è difficile, ma nessun paese europeo senza l'Europa ce la fa. Come al solito Di Maio pensa agli affari propri, cioè ai 5 Stelle, e se ne frega degli italiani. Per ora io so che da quando governa Di Maio in Italia c'è meno lavoro, ci sono più debiti, ci sono più tasse, ci sono meno infrastrutture, l'Italia è bloccata e loro stanno tradendo la fiducia che i cittadini gli avevano dato, perché questo è un governo sostenuto in gran parte dai elettori dei 5 Stelle. Poi dicono che è una grave che Salvini è amico dei neonazisti, ma lo tengono ministro degli interni. Ho trovato sulla Treccani la parola che si adatta a Salvini e Di Maio, e la parola è opportunismo, e cioè coloro che tradiscono i propri ideali pur di mantenersi in piedi e di mantenere la propria posizione politica. E questo, e a questo va detto basta. Noi abbiamo presentato una mozione di sfiducia, così vedremo se questi litigi sono veri o sono finti, e soprattutto dal giorno dopo lanceremo in Italia la raccolta di milioni di firme perché se ne vadano a casa, perché questo show fatto sulla pelle degli italiani deve finire, è inaccettabile. Quello che sta avvenendo è il trionfo dell'ipocrisia di chi fa finta di litigare, ma poi sta seduto da mesi sulla poltrona del potere senza mai rimetterla in discussione. Se non sono d'accordo, la smettano e andiamo al voto e vediamo come finisce.